You should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Bella a tutti ragazzi, un saluto dal vostro Razor, grazie ancora per tutti i like che sono arrivati per la serie. Ecco voi il finale di questo primo capitolo, spero tanto che vi possa piacere. Continuate a supportare lasciando un bel mi piace al video, mi raccomando seguitemi anche su tutti quanti i social, link in descrizione. Del resto, buona visione. Veloce. No. Madonna. Calma che mi sto un po' agitando qua. C'è il cuore del mio personaggio, non avete idea di quanto sta battendo. Mo viene qua, lo so che viene qua. Non so se mi sbaglio l'ho intravisto nell'acqua, possibile. Pezzo di merda, oh, maledetto, cioè. Però è figa questa cosa qua, è molto interessante. È bello, molto bello. Quando morire ti piace proprio. Però cazzo, questo è stato un po' un azzardo, però dovrei farcela. Sì, e ce la faccio pure arrivare quassù. Sì, fai pure i tuoi porci comodi. Ok, questa... Da qui ce la faccio io, vero? Dimmi di sì, grazie a Dio. Questo è chiaramente praticamente una tomba. Ok. Mi stavo chiedendo se posso salire sulle corde così da saltare già più in alto. Però non posso farlo. Vabbè, proviamo adesso ci arriviamo. Ci dobbiamo sempre muovere però, Dai, vai, grandissimo. Ok, saliamo ragazzi. Abbiamo fatta anche sto giro. Per adesso non ci puoi avere. Ale, ci abbassiamo qui, cosa c'è di interessante? Non ce la fa. Proprio deboluccio il nostro personaggio. Allora, carta igienica, te la mangi questa? Questa te la mangi o non te la mangi? Vediamo, non c'è nessuno? Allora, di là c'è una leva. Ci si arriva sicuramente dall'altro lato, quindi io provo a dropparmi. Con non tanta fiducia in quello che poteva succedere, però... Vediamo, se è chiuso, se posso andare di là. Dovrei riuscire ad andare di là. Esatto, perfetto. Porta si apre? No, non si apre. Questa va lì. Ma adesso che entro in acqua non... Va giù? Beh, sì che va giù, pure io sono un cazzo di idiota. È normale che va giù. Però c'è il pulsante apposta nel caso. Ok. Dai. Spingi. Vediamo di recuperare la leva. Dove sei? Questa non è. Dove l'ho lanciata la leva? Vediamo se... Ok, la luce ci ha aiutato perché non vedevo nulla. Benissimo. Vediamo se ora lui riesce anche a salire. Sarebbe il... No, allora facciamo questa cosa qua. Ho capito. Noi saliamo qua su. Lanciamo sopra. Questa la tiriamo a noi. E poi facciamo il passaggio lanciandola dall'altra sponda del fiumiciattolo. Cioè del canalino qua che c'è. Vai, tira. Benissimo. Ok. Sicuramente comunque a vantaggio del titolo c'è, secondo me, una grandissima atmosfera che crea proprio. E questo secondo me è il punto di forza del titolo. Proprio l'atmosfera. Perché?
Su e via, perfetto. Ci siamo. Ragazzi, ricordate sempre di lasciare un bel mi piace per la serie. Mi raccomando, che continuerà con costanza, perché è un titolo veramente bello per me. Ok, andiamo ad aprire questa porta. Perfetto. Ah, si chiude pure. Si chiude pure. Ok, quindi dobbiamo muoverci senza sbattere contro i pali, però, caro. Bene. Qua adesso allora c'è bisogno di un intervento anche. Cioè dobbiamo andare... Allora, fin dove salta lui? Fino al centro. Quindi adesso noi andiamo a chiudere di nuovo l'acqua. Anzi, ad aspirarla. Poi mettiamo in centro la scatola. E dopodiché saltiamo. Così dovrebbe arrivarci, spero. Che deve essere proprio un movimento veloce, quindi non deve andare a contatto con l'acqua, se no non facciamo in tempo. Ok, vai. Via. Tira su tutto. Non so se ci arriviamo fin lì, ci proviamo. Vai. Vai. Ale. Bene, mi sono ricordato la scivolata che mi ero scordato con L2. Qui non si vede una ceppa. C'è tutto buio. Vediamo di qua se c'è qualcosa. Non ho ancora visto nessun minion. No, qua non c'è nulla, purtroppo. Speriamo di ritrovarli i minion, perché erano carini comunque come personaggi. Vai, così ci arriviamo. Giusti, giusti. Ok. Vediamo cosa c'è. Con quanta arroganza. No, si è svegliato il merda. Si è svegliato il merda. Si è svegliato il merda. Ehi. Oh. No, 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 no. No, sei un coglione però. Sei un cazzo di coglione. Non ci arriverai mai lì. Oddio. Cazzarola. Non siamo stati abbastanza veloci da poterci girare e saltare di nuovo sul gancio. Peccato. Peccato, peccato. Vai, riproviamo. Sali però, magari sali. Ci giriamo subito, saliamo, perché altrimenti qua non ci arriviamo più. Perché non ci arrivi al gancio? Pezzo di... Vabbè, noi così. Così comunque riusciamo forse a farcela. Lì c'è una grata. Vai, 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 vai. Perfetto. Beh, in modo inaspettato... però è chiusa la grata. No, non è chiusa, ok. Vale. Abbiamo acceso una luce. Qua c'è una porta che però... non si può aprire. Questa luce dite che ci posso saltare... Sì che posso, grandissimo. Ale. No, 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 no. Oh, infame. Che infame, oh. Mo? Ma che infame. Corri, 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 corri. Che pezzo di merda che sei, oh. Vai, 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 vai. Vai, 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 grande. Grandissimo. No! No, 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 no. E qui? E qui, qui cosa faccio? Spingo? Pezzo di merda, stai lì. Pezzo di merda, stai lì. No! No! No, cazzo, avevo fatto tutto bene, alla fine mi sono perso. Ok, ci risiamo. Proviamo. Guarda che bello che è. È una roba mista tra Giovanni Rana e Berlusconi, perché... Ale.
Basta. Andato, morto. Fine. Game over. Guardate anche i quadri con l'occhio fiero lì che guardo. Io direi che adesso non c'è più elettricità. Giusto. Però magari se riusciamo anche a cavarci dall'acqua non mi dispiace nel caso, eh. Vai, grande. Perfetto. Andiamo, proseguiamo. Mi raccomando ragazzi, fatemi sapere se questo video vi sta piacendo oppure se preferite guardare altro. Io nel caso mi adatto un po'. Qui. Questa è... Rompe anche questo? C'è una bottiglia qua. Se non mi ricordo male, ecco, le bottiglie... Sì. Rappresentavano qualcosa. Tac. Non mi ricordo male allora. Erano tipo dei collezionabili. Andiamo su. Di sopra cosa c'è? Un'altra bottiglia che però non penso sia un collezionabile. No, non possiamo neanche accedere. Vai. Ok. Ok, saliamo sulle scale, vediamo un po' cosa troviamo. Questo vedo una luce, quindi potrebbe essere la fine del capitolo 1, possibile. Oppure andremo a... Dio! No! What the fuck? E quindi? No, oh, ci ha catturato il bastardo. C'è Six! Cazzo, questa è la scena in cui c'è... Lui che prende la nostra gabbia nel primo. No, vabbè. Madonna, vi ricordate che io ero lì su e trascinava il ragazzo e dicevo no, cavolo, lo porta via il bambino. Mamma mia, assurdo, cioè... Bellissimo. Ok, benissimo. Allora, abbiamo... terminato ufficialmente il primo capitolo su 3 della prima espansione. Quindi ragazzi, sicuramente porterò poi gli altri due capitoli. Mi raccomando, lasciate dei bei mi piace perché è importante. Soprattutto condividete il video, iscrivetevi e seguitemi anche sui social, Instagram e Facebook. A breve, come vi dicevo nel video precedente, ci sarà probabilmente una live su Twitch, probabilmente fatta su Dead by Daylight insieme a Werther. E poi vedremo cosa fare, comunque combinare insieme. In questo capitolo abbiamo visto comunque il punto di vista di un altro bambino che è sempre capitato nelle fauci, questa grande struttura, questa specie di orfanotrofio fatto a nave dove i bambini vengono intrappolati e poi spesso cucinati dai cuochi. Diciamo che mette molto in vista il lato brutto dell'essere umano e comunque tutte le paure dell'infanzia. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, ci vedremo sicuramente con il secondo capitolo. Un saluto al nostro Razor, alla prossima!